Studio Dentistico Mautone, la differenza che fa la differenza. Centro Commerciale Le Bolle, uscita autostrada A3, Eboli, Salerno. Camion si ribalta, ferito l'autista. Sfruttamento del lavoro, denunciato 59enne. Ponte Cagnano, arrestato straniero per furto. Spacciatore sorpreso ad Eboli, 19enne nei guai. Blitz della Guardia di Finanza, sequestrato tonno. Obbligatorio esporre i grattini, multe a medici e politici. Alberi spezzati in pineta, allarme dei residenti. Bilancio di previsione, parla Infante. Ebolitana 1925, vittoria fuori casa. Attimi di paura e panico sulla Salerno-Reggio Calabria. Un camion si ribalta sul lato destro e blocca il tratto autostradale. Traffico paralizzato da questa mattina alle 5 a causa di un incidente sul tratto autostradale della Salerno-Reggio Calabria. Sul viadotto Cano, infatti, un pesante auto articolato per cause ancora in via di accertamento ha perso il controllo finendo fuori strada. Fortunatamente nell'incidente non sono state coinvolte altre autovetture. Ferito l'autista, subito trasportato in ospedale. Sul posto la Polizia Stradale di Eboli e il compartimento ANAS. Un uomo di 59 anni, residente a Rocca d'Aspide, è stato denunciato dalla polizia perché ritenuto responsabile del reato di intermediazione e sfruttamento del lavoro. La denuncia è scattata nell'ambito di una vasta operazione contro il cosiddetto caporalato nella Piana del Sele, eseguita dagli agenti del commissariato di Battipaglia insieme ai carabinieri e al personale del servizio ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro di Salerno. Oltre al 59enne sono state identificate 22 persone, tra le quali 5 gravate da precedenti penali e 13 stranieri, 12 comunitari ed extracomunitario. Questa notte a Ponte Cagnano i carabinieri del nucleo radiomobile hanno tratto in arresto un cittadino marocchino 28enne senza fissa dimora e privo di permesso di soggiorno. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i militari hanno sorpreso, con l'aiuto di alcune guardie giurate, lo straniero mentre tentava insieme a un complice di asportare alcune suppellettili e del rame dall'impianto elettrico di un lido balneare. Vistisi scoperti, due si sono subito dati alla fuga nelle campagne circostanti, ma sono stati inseguiti dai carabinieri che hanno arrestato lo straniero, mentre il complice è riuscito a far perdere le proprie tracce. La re furtiva, del valore di circa 700 euro, è stata restituita alla proprietaria del lido. Controlli a tappeto da parte del personale della Polizia di Stato appartenente al commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia. Ad Eboli, in piazza Carlo Levi, nel rione Paterno, è stato fermato per un controllo, nonostante il suo tentativo di fuga, un giovane spacciatore. Il 19enne ebolitano è stato trovato in possesso di un pacchetto di sigarette contenente 5 involucri di marijuana dal peso complessivo di circa 2,5 grammi. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno trovato, nascosto in una valigia, un contenitore di vetro con altri 26 involucri di marijuana del peso complessivo di 24,5 grammi. Il giovane è stato denunciato per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della Guardia di Finanza di Salerno hanno sequestrato 5 quintali di tonno rosso allo stadio Novello, pescato in frode alle vigenti normative. 6 le persone denunciate alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania per le violazioni accertate, previste dalla normativa nazionale e comunitaria. Gli esemplari recuperati non superavano i 30 cm di lunghezza contro i 70 cm previsti dalla legge. Tutto il pescato posto in sequestro, dopo essere stato sottoposto a visite da parte dei veterinari dell'ASL, è stato donato ad istituti caritevoli della provincia di Salerno. Fallita la multiservizi, sono entrati in vigore i grattini ad Eboli. Politici e medici sono le prime vittime del nuovo sistema della sosta auto a pagamento. I parcheggi in centro non sono più gratis. Ne sanno qualcosa due consiglieri comunali di maggioranza e diversi medici multati martedì mattina. A 2 mesi del fallimento della multiservizi, la sosta auto torna a pagamento nelle strisce blu in piazza Tito Flavio Silvano, alle spalle del comune, lungo il viale Amendola, da via Adinolfi fino a piazza della Repubblica. Si paga in via Ripa,
lungo la strada d'accesso al comune. Si paga e si pagava già il parcheggio multipiano in ospedale. Qui però ci sono i volontari del comune che avvisano gli automobilisti di munirsi di grattino. In centro quasi nessuno lo sapeva. La sosta a pagamento è in vigore in tutti i giorni feriali e prefestivi. I segnali che avvisano sono pochi e imprecisi, ma si paga. A capirlo per primi sono stati proprio medici e politici finiti nel mirino dei vigili urbani. Ancora danni provocati dal forte vento nella zona della Litoranea. Dopo l'albero caduto sui fili della linea elettrica, altri pesanti rami sono stati trovati spezzati in pineta. Uno di questi stava per colpire un rifugio di fortuna di alcuni stranieri che bivaccavano la notte scorsa nella zona di Campolongo. I residenti lanciano l'allarme. Occorrono lavori urgenti di manutenzione in pineta, ma anche lungo le strade sia provinciali che statali. Altro tema di disagio è l'abbandono dei rifiuti, in particolare le lamiere di Eternit, alcune delle quali sono state poi rimosse da una ditta specializzata. E poi le prostitute, che terminata l'estate si rivedono sul litorale dal calare del sole fino a tarda sera. Il capogruppo dei Democratici per Eboli, Pasquale Infante, accusa il bilancio di previsione non ci convince per vari motivi e ragioni tecniche precise che ci apprestiamo ad elencare, in primis la mancanza del preventivo parere del Collegio dei Revisori. In particolare notiamo che le entrate derivanti da trasferimenti da parte dello Stato, regioni e altri enti hanno subito tra il 2014 e il 2015 un incremento, quindi si chiede al Comune quando ha incassato fino ad ora l'ente dall'alienazione degli immobili comunali per prevedere tale incremento. Per Infante bisogna economizzare l'affidamento dei servizi pubblici e ridurre e razionalizzare le spese comunali, eliminando gli atti di affidamento diretto dei servizi pubblici comunali, eliminare la concessione di contributi a pioggia alle associazioni, condurre una seria lotta all'evasione ed elusione dei tributi, migliorare il servizio di accertamento e di riscossione coattiva dei tributi. Oggi replica dell'intervista al sindaco di Eboli, Massimo Cariello, alle ore 15.40. Si parlerà di multiservizi Eboli, patrimonio ISES, ospedale, area PIP ed estate ebolitana. L'Ebolitana continua la sua corsa anche in Coppa Italia, abbona la prima fuori casa contro un ostico valdiano. Decide un gol di Vasiu, neoacquisto all'esordio assoluto che mette una seria ipoteca per il passaggio del turno in vista del ritorno il prossimo 14 ottobre al Dirceo di Eboli. I biancoazzurri hanno approfittato di uno svarione difensivo del valdiano per far male. Cross di De Falco nel cuore dell'area, Vasiu è tutto solo. Svirgola la prima volta, poi trafigge il portiere Fittipaldi. Il mister Salvatore Nastri ha commentato: abbiamo svolto una buona gara, stiamo crescendo, i ragazzi sono motivati e vogliono andare avanti anche in Coppa Italia. Questo pomeriggio allenamento leggero per gli uomini di Nastri dopo la partita di ieri, per poi riprendere a lavorare solo già da domani per provare schemi e formazione titolare fino a sabato, in vista della partita di domenica in trasferta contro il Castel San Giorgio. Il direttore generale Ramon Taglianetti carica il gruppo: la vittoria contro il Valdiano ci carica, il gruppo vuole fare bene, non snobba la Coppa Italia. Ora però pensiamo subito al campionato. Ieri sera abbiamo avuto conferma che contro il Castel San Giorgio si gioca domenica. Soddisfazione anche da parte del presidente Fiorentino Repuccio, il vice Ercole Miceli, i dirigenti Buono Villano D'Ambrosio Forlenza e il main sponsor Scuola Nuova di Giuseppe Bisogno.